Sì, grazie Presidente, grazie anche al Consigliere Freddi per l'interrogazione. Come lei credo sappia, il nostro comune ha raggiunto il 76% di raccolta differenziata lo scorso anno ed è il primo comune capoluogo in Italia per la percentuale di raccolta differenziata. È un risultato, diciamo, che ci riempie la soddisfazione e in cui tutti i pordenonesi devono andare a lavorare. Chiaramente non ci sentiamo arrivati e cerchiamo di lavorare per consolidare questo risultato e operando su diversi versanti, con diverse iniziative. Da un lato cerchiamo di premiare i cittadini per lo sforzo che hanno compiuto e in questo senso stiamo cercando di migliorare il servizio, sia sono in fase di conclusione la quella di sistemazione del centro, abbiamo avviato la raccolta stradale degli oli dell'impresa Austin. E prossimamente intendiamo anche distribuire i sacchetti biodegradabili per la raccolta del nucleo. Parallelamente continua l'azione che stiamo facendo, volta a informare, sensibilizzare la popolazione, però ecco, diciamo che siamo consapevoli che tutti questi interventi, queste azioni che stiamo mettendo in campo, sono azioni tanto necessarie quanto non sufficienti a risolvere il problema dell'abbandono dei sacchetti fuori dai cassonetti e quindi della tutela del decoro urbano della città. Alcuni cittadini non si sono adeguati e con il loro comportamento finiscono per penalizzare gli altri. Per cercare di arginare il fenomeno dobbiamo agire sul versante della prevenzione anche con interventi di carattere repressivo. Per questo motivo abbiamo deciso di intensificare il controllo sul territorio, quindi le azioni a diretto contatto con le persone e puntuare l'esperienza che hanno portato avanti altri comuni e distribuire la figura del rispetto ambientale. Come ho già detto quando ho presentato la libera che ha modificato il regolamento e che ci ha consentito di istituire questa figura, noi abbiamo dato la possibilità ai dipendenti GEA e del comune che hanno superato il corso e che sono stati nominati dal sindaco di accertare la violazione del regolamento, di identificare i trasgressori e anche di comminare le sanzioni, per cui questi soggetti sono abilitati sia a effettuare controlli che a comminare sanzioni. Per quel che riguarda la previsione di un'eventuale sostituzione dei vigilanti, questa attualmente è in misura, questa non è prevista anche perché un bidone così piccolo dotato di chiusura, la rottura sarebbe facile e le operazioni di raccolta si allungherebbero notevolmente e quindi non abbiamo intenzione di provvedere a una sostituzione di questi bidoni. In ogni caso i cittadini civili rispettosi e educati non hanno nulla da temere dei controlli che verranno effettuati dagli ispettori ambientali, perché questi sanzioneranno solo quando avranno la certezza di conoscere l'identità dell'autore della violazione. In ogni caso i cittadini che si riterranno ingiustamente sanzionati potranno presentare ricorso, come è possibile normalmente, con le sanzioni che vengono combinate. Grazie.